Dai. Bentornati a SOS Sacchezzotivo. Dove siamo, No, Beppe? Non qui? Sono... qua. Dove sei? Sta convincendo un residente qui, c'è cioè, intanto bellissimo. Si fa per ridere, che dice Beppe, qua siamo seri. Siamo intervista. Come si chiama? Come si chiama? Klimt. Klimt. Allora, Beppe, dove siamo? Siamo a Santa Lucia per la strada che da San Polo porta Poti. E dove è passato il Giro d'Italia, no? È stato lo spettacolo sabato. Scusa, sabato. Lo spettacolo del Giro d'Italia è stata veramente una cosa unica e interessante. Ma voi non avete notato una cosa? Cosa? Maestro, vieni qua. Abbiamo un maestro. Non so se lei non era in televisione. No, e non l'ha vista. È venuto male per quello. Lei non l'ha vista la televisione. No. Allora, gli dico io, c'è stato anche lei ha partecipato. In che senso? Perché a un certo punto si è visto, non so se avete notato, un signore che andava in bicicletta trainando un carrellino dietro, visto quelli che si staccano in bicicletta, sì, le ruote per i bambini, sì, trainavano, sì. E dopo che hanno ripreso lui è apparso un cartello andare adagio. Era il suo. Ah, tutti i cartelli andare adagio l'ha messi lui. L'ha messi lui, sì, perché la polvere gli dà l'olio. E il discorso andare adagio era il suo. Dico, va, anche Guidiglio ha partecipato al Giro d'Italia. Com'è stato questo bel caso? È stato un bello spettacolo da vedere. Bellissimo, no, davvero bellissimo. È stata un'ottima. Un'ottima iniziativa. È riuscita abbastanza bene. Costruita molto bene, programmata bene. Complimenti che normalmente non sono tanto per fare i complimenti. Questa volta lo dobbiamo fare come complimenti all'amministrazione. Diciamo, no, magari venite a intervistarmi quando non sono d'accordo. Soprattutto no, quelli. No, bisogna essere obiettivi. Così è facile. Ma la strada l'hanno chiusa troppo presto o no? Vabbè, sì, l'unico problema poteva essere quello. Ha sentito la tua telefonata lui, io detto così, no. Con lui. l'unico problema poteva essere quello, però insomma. Ma sono stati poi così rigidi? Rigidi? No, non lo so, io sono venuto a dormire a mezzanotte, non lo so. Però ecco, per non so i residenti, ma insomma per chi ha qualche occupazione qui, se uno andava lì e dice scusate, mi date un permessino, un bigliettino, qualcosa, ecco, era la ciliegina. L'hanno chiusa dalla notte prima, giusto? Sì, insomma, però io siccome ho dormito qui e non ho dormito, il casino è stato grosso, insomma, sì che, ecco. Però no, va bene, è stata un'ottima organizzazione. Normalmente non sono mai d'accordo io su quello che fanno. No, però questa è stata organizzata bene. No, in effetti guarda, sembrava di essere nel Pordoio. Non ho niente da dire, veramente complimenti e basta. Spero solo che tutte queste forze che hanno messo in campo magari le usino anche per altre cose. Le strade le hanno asfaltate, i soldi le hanno spesi. No? Sì, no, ma voglio dire. No, è che sono state delle forze in campo, io specialmente da qui l'ho vista di tutti i colori, sono anche ridicole qualche volta, però insomma mettendole in campo le cose si risolvono, non è che si risolvono. Quando si vogliono risolvere si risolvono, bravo, questa è la morale della favola. Bravo, è il succo questo, capito? Ecco, io... Ma lui quando era vice sindaco era bravo? E io l'ho conosciuto un attimino dopo, a dirla. Quando facevi i danni non ti conoscevo. No, dopo quando ha iniziato a cantare che lui aveva bisogno di colori. Lui fa le basi musicali, sì, per esatto, te. Esatto, sì. Però doveva trovare chi ne cantava bene. Quindi ho trovato lui che io meglio. Pensa te che ricerca che è stata. meglio. Sì, che pensate un po' che maestro, meglio di lui non mi è riuscito a trovare nessuno. Ma qual è la canzone che canta meglio? Lui? Tutte. Sì, Modesto sempre. In verità tutte, insomma, tutte. Sì, tutte. Tutte quelle che mi riescono bene, quelle che mi riescono però, bene. No, entrando qui in casa, abbiamo visto questi cartelli, ecco, questi avvisi, diciamo, bonari a chi avvisi dovesse di garanzia. sono stati due furti, sì. Buttando all'aria ogni cosa, cancello tutte queste cose qua, mi sono rotto le scatole e quindi niente, non avendo altri mezzi, diciamo così, ho messo degli avvisi, che entra qui dentro purtroppo se io non ci so, rischia qualcosa perché quando io vado via metto alcune cosine, protezioni che io ho imparato quando facevo il militare, l'ho fatto alla NATO giù a Bagnoli, a Napoli, sì, in mezzo a tutti quegli americani,
e mi hanno insegnato tante schifezze che io ora me ne sto ricordando. Quindi vuol dire, chi vuole entrare entri, saranno cavoli suoi e basta, chiuso. È come punto. Il topino che finisce, diciamo, nella trappola. Punto, esatto. non stiamo a discutere a più di tanto. Non diamo vantaggi a... No, anche perché le polemiche sarebbero troppe, penso che non convenga. Diciamo che è favorevole, penso, alla legge, quella sulla legittima difesa, immagino. Io sono nato cresciuto con i film del Far West. E quindi ma nei film del Far West c'è il buono, che prende a tutti i cattivi, se mette lì tutto, e io sono nato in quel modo, ecco, quindi la penso in quel modo. Poi dopo gli altri la penso un po'. I furti quanto si sono verificati, recentemente o in passato? Diciamo nel giro di 2 o 3 anni. Quindi è una zona questa che è bazzicata anche da persone un po'... Sì, anche a San Polo Giotto. Ma un po' particolari. E così via. Allora, ma dai, è dappertutto. Ormai è diventato anche in centro città, voglio dire. No? Ecco, queste cose qua io sinceramente non sono d'accordo, perché purtroppo le mie idee ritengo che siano giuste, però vedo da tante parti che non le ritengo giuste. Ognuno bene che pensi quello che vuole, io mi difendo come posso. Chiuso. Va bene, allora può sentire un pezzo? Sì, sentiamo. No, pensavo che accendi tutto. Con la musica si fa troppo lungo. Direi di sì. Vabbè, penso che potremmo chiudere qui, non lo so. Però mi sento di dire che chiudiamo qua. Una chicca non indifferente. Vasco Rossi e lui, perdete più lui, insomma. Ecco. Bene, grazie. Ciao. A domani. Ciao.